Abbiamo qui una rondella collegata a due dinamometri attraverso due fili di eguale lunghezza. Aggiungiamo un terzo dinamometro con un terzo filo. Adesso la rondella è sottoposta a tre forze, esercitate dalle molle dei tre dinamometri, e non si muove. Ciò significa che la forza totale cui è soggetta la rondella è zero. Se leggiamo le misure dei tre dinamometri, scopriamo che le forze non si comportano come numeri, cioè come quantità scalari. Infatti, sommando due intensità qualsiasi, non otterremo mai la terza. Se però sommiamo con il metodo punta-coda le frecce che corrispondono alle forze, troviamo che la somma di F1 ed F2 è uguale in modulo e direzione, ma opposta in verso rispetto a F3. La somma delle tre forze, quindi, è una freccia di lunghezza zero. Ciò significa che la forza totale sulla rondella, calcolata supponendo che le forze si comportino come vettori, è nulla, proprio come deve essere, visto che la rondella continua a rimanere ferma. Ripetendo l'esperimento con un numero diverso di dinamometri, oppure disponendoli diversamente, arriveremmo sempre allo stesso risultato. La somma totale delle frecce è uguale a zero. Le forze sono dunque grandezze vettoriali, caratterizzate da un'intensità, da una direzione e da un verso, che si sommano con il metodo punta-coda o con quello del parallelogramma. Chiameremo punto di applicazione del vettore forza il punto su cui la forza esercita la sua azione.